Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura alla cronaca, tragedia nella notte nel carcere di Vasto, dove si è tolto la vita Sabatino Trotta, a capo del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Pescara e principale indagato nell'inchiesta sugli appalti della ASL condotta da Guardia di Finanza e Procura di Pescara. Trotta, che era stato arrestato ieri per corruzione, si sarebbe impiccato con il laccio della sua tuta alla finestra della camera poche ore dopo il suo arrivo in carcere, intorno alle 18. Era un detenuto non sottoposto a sorveglianza a vista. Sull'episodio la procura vastese, avvertita già nel corso della notte dell'accaduto, ha aperto un fascicolo per fare luce su questo episodio. Il servizio e poi l'intervista a Gennarino De Fazio, il segretario del sindacato della Polizia Penitenziaria, realizzata da Paolo Renzetti. Poche ore di detenzione, poi la scelta di farla finita, probabilmente maturata già prima dell'ingresso nella casa circondariale di Vasto. Il primario del Dipartimento di Salute Mentale dell'ospedale di Pescara, Sabatino Trotta, si è tolto la vita in una cella di isolamento del carcere di Torre Sinello, dove era stato ristretto in custodia cautelare per gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Pescara, che lo vedeva al centro di un giro corruttivo milionario negli appalti della ASL. Trotta non avrebbe retto alla pressione di uno scandalo così grande e delle intercettazioni telefoniche relative anche alla sua vita privata. Attorno a mezzanotte ha compiuto il gesto estremo impiccandosi, non prima di aver scritto una lettera di addio indirizzata ai familiari. Al primario sono stati prestati immediatamente i soccorsi da parte della polizia penitenziaria e dei sanitari, che però non hanno potuto far altro che constatarne la morte e subito dopo trasportare il corpo all'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove si terrà l'autopsia. Trotta, 55 anni, originario di Castiglione a Casauria in provincia di Pescara, viveva da tempo a Spoltore. Dal 2008 era capo del Dipartimento di Salute Mentale del Santo Spirito, ma era anche impegnato in politica, candidato alle ultime regionali nelle liste di Fratelli d'Italia. Una carriera che entra nelle carte dell'inchiesta della Procura di Pescara perché, secondo i magistrati, gli erano facilitati i contatti con i funzionari della Regione Abruzzo proprio per il suo ruolo di spicco nel partito, un percorso politico che sarebbe stato agevolato a livello di preferenza proprio dai rapporti amicali e dalle relazioni derivanti, secondo i PM, con la cooperativa sociale La Rondine, coinvolta nell'indagine. Il suicidio del dottor Sabatino Trotta, il secondo in pochi mesi nel carcere di Vasto, apre anche uno squarcio sulla custodia cautelare e sulla vigilanza all'interno del penitenziario istoniense. Trotta era detenuto in una sezione nella quale c'erano 9 internati ed era solo all'interno della cella. Su quanto accaduto ieri sera a Torre Sinello è pronta anche un'interrogazione diretta al ministro della giustizia Marta Cartabia, a firma di Gianfranco Rotondi, presidente della fondazione DC e vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, il quale auspica si faccia chiarezza perché, dice Rotondi, è necessario ricostruire la vicenda in modo completo, poiché essa richiama la responsabilità di un sistema che permette la diffusione di intercettazioni private contemporaneamente alla contestazione di un possibile reato, con conseguenze psicologiche i cui esiti sono drammaticamente evidenti. De Fazio, un fatto tragico quello accaduto nella serata di ieri. Il dottor Trotta era stato arrestato qualche ora prima e poi questa tragica notizia, questo tragico fatto. Si poteva evitare tutto questo, tutto quello che è accaduto? Probabilmente si doveva evitare, purtroppo sono eventi spiacevoli, tragici, che continuano ad accadere nelle nostre carceri e probabilmente accadono per una serie di concause. Ovviamente fra queste, proprio è di stamattina un report del Consiglio d'Europa che dice che le nostre carceri continuano ad essere le più sovraffollate d'Europa. A questo fa da contraltare una grande penuria, inadeguatezza degli organici della Polizia Penitenziaria. Per cui, ben inteso che un gesto estremo come quello del suicidio presuppone a volte non necessariamente una debolezza, ma anche una grande forza da parte di chi in quel momento si determina
diciamo, per metterlo in atto, per cui, come dire, se c'è la volontà è molto difficile impedirlo, però certo le carceri oggigiorno non riescono ad assolvere appieno alla loro funzione e, come dire, tutto sommato queste cose forse in qualche modo non dico che si potrebbero evitare del tutto, ma rispetto a questo si potrebbe, come a molte altre cose, si potrebbe certamente intervenire per limitarne la portata e gli effetti. Segretario, la domanda che tutti si fanno, una domanda anche molto semplice e conseguenziale a quello che è accaduto: il dottor Trotta doveva essere, poteva essere sorvegliato in quelle ore? Dipende, poteva essere sorvegliato, sì, poteva essere sorvegliato alle condizioni date, probabilmente no. Cosa voglio dire? Intanto non c'era una disposizione che disponesse una sorveglianza straordinaria, particolare, almeno per quanto ne sappiamo, poi saranno le indagini ovviamente ad appurarlo e a certificarlo, ma mediamente nel carcere di Vasto, a fronte di 135 reclusi con varie posizioni giuridiche, perché si parla di internati e detenuti per quello che è la sezione, diciamo, circondariale, ci sono 135 reclusi, a fronte di 135 reclusi di notte a quell'ora mediamente prestano servizio 5 unità del corpo di polizia penitenziaria. Allora io vorrei che qualcuno spiegasse come si può sorvegliare contemporaneamente e assiduamente 135 detenuti con 5 unità. Quindi si evince ancora una volta, De Fazio, quello che è un po' un problema di molte carceri nel nostro paese e anche in Abruzzo, quello di una carenza di personale, acuita probabilmente ancora di più oggi dall'emergenza sanitaria. C'è anche un collegamento tra l'emergenza sanitaria e la carenza cronica ormai di personale? Assolutamente sì, c'è un collegamento, ma soprattutto bisogna fare chiarezza, perché non si può parlare solo di carenza, cioè bisogna dire anche che gli organici, cioè che la dotazione organica prevista è inadeguata, perché c'è una dotazione organica stabilita in 41.500 circa unità, ne mancano all'appello rispetto a quella dotazione organica 4.000, ma uno studio del DAP condotto quindi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attraverso un comitato di esperti appositamente istituito ha stabilito che quella dotazione organica è sottodimensionata di 13.000 unità. Bisogna anche rilevare che questo è l'ultimo suicidio in ordine di tempo che avviene in una casa circondariale del nostro paese. Che cosa accade in questi casi quando si verifica un episodio così tragico all'interno del carcere? Ma è ovvio, ci sono delle inchieste, c'è cioè un'inchiesta interna amministrativa, c'è cioè un'inchiesta ovviamente della magistratura che cercherà per quanto possibile di appurare le responsabilità. Noi non vorremmo che poi, ecco, si andasse a riversare questa ricerca di responsabilità sull'ultima ruota del carro, perché poi, come dire, in questa sorta di scarica barile a cui diciamo il nostro paese è spesso abituato a rimetterci, sono sempre gli anelli più deboli. Dove può essere la responsabilità di fronte a questo, se non una responsabilità oggettiva della politica che lascia le carceri in queste condizioni? Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospirri e l'ex consigliere regionale Alessio Monaco, che è anche sindaco di Rosello, sono stati rinviati a giudizio. I due sono accusati di aver tentato di acquistare un bacino di voti in cambio di incarichi dall'ex consigliere comunale di Pescara Vincenzo Dogali. Dovranno rispondere al giudice dell'accusa di corruzione elettorale. Il presidente del Consiglio regionale, il forzista Lorenzo Sospirri, e l'ex consigliere regionale del PD e sindaco di Rosello, Alessio Monaco, sono stati rinviati a giudizio per citazione diretta del PM Andrea Di Giovanni, saltando la fase del GUP. Il 6 luglio, davanti al Tribunale Monocratico di Pescara, dovranno chiarire la loro posizione nell'inchiesta sul presunto voto di scambio.
Secondo l'accusa, benché i due fossero candidati con due schieramenti opposti alle scorse elezioni regionali, uno con Forza Italia e l'altro con Più Abruzzo, avrebbero chiesto voti alla stessa persona. L'ex medico e consigliere comunale dell'UDC a Pescara, Vincenzo Dogali. Sospiri, in cambio di un bacino di preferenze, avrebbe promesso un incarico a Dogali, promessa che, come accertato dalla procura, non è stata mantenuta. Monaco, invece, avrebbe portato all'ex medico direttamente 200 euro, da consegnare agli infermieri affinché questi facessero campagna elettorale nei corridoi dell'ospedale. Alle elezioni poi Sospiri fu rieletto e divenne presidente del Consiglio, mentre Monaco non ricevette abbastanza voti da cedere all'emiciclo. L'inchiesta è scaturita da quella per esercizio abusivo della professione e peculato in cui è coinvolto Dogali, il quale avrebbe continuato a indossare il camice anche dopo il pensionamento del 2015. Sono fiducioso di poter fare chiarezza su una vicenda sicuramente sgradevole, ha commentato Sospiri. Non è stato promesso alcun incarico quale contropartita per una presunta cessione di voti e infatti, ha detto il forzista a proposito delle intercettazioni, dalle frasi non si evince alcuna promessa. Veniamo ora alla pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino sull'andamento del virus nella nostra regione. Quest'oggi sono 277 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.334 tamponi molecolari e risultato positivo il 6,4% dei campioni. Si registrano 12 decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.212. Tre dei decessi sono avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle ASL. In lieve calo i ricoveri, che passano dai 664 di ieri ai 656 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 95 anni. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.287, 110 in meno rispetto a ieri, 585 pazienti, 7 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 71, uno in meno rispetto a ieri ma con 3 nuovi ricoveri, sono invece in terapia intensiva, mentre gli altri 9.631, 102 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 375, quelli di oggi. Del totale dei casi positivi, 117 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 68 in provincia di Chieti, 25 in provincia di Pescara, 62 in provincia di Teramo, 4 provengono da fuori regione, mentre per una persona sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. È partita dal comune di Teramo la vaccinazione anti-Covid ai più fragili. Sono 5.700 le prenotazioni e saranno inoculate 700 dosi di vaccino al giorno. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione dell'ASL due grandi centri vaccinali, il Palas Capriano e la sala parrocchiale di San Nicolò a Tordino. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Nel comune di Teramo è iniziata la vaccinazione anti-Covid per i più fragili, per passare poi agli anziani tra i 75 e i 79 anni. Le prenotazioni si aggirano intorno alle 5.700 persone. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione dell'ASL due grandi centri vaccinali, il Palas Capriano e la sala parrocchiale di San Nicolò a Tordino. Si prevede l'inoculazione di 700 dosi giornaliere di vaccino fino a completamento di queste categorie, con uno stop solo nella giornata di sabato. Abbiamo insomma registrato una grande attesa, soprattutto la volontà, si respirava proprio insomma una sorta di liberazione, il senso di liberazione dopo tante settimane di attesa dei cittadini che si erano iscritti, che si sono iscritti nei mesi scorsi sulla piattaforma regionale, e quindi insomma assolutamente sensazioni positive. Abbiamo cercato, ecco, stiamo facendo, abbiamo cercato anche questa mattina di trasmettere quella fiducia. Oggi è fondamentale proseguire la campagna vaccinale con fiducia nelle istituzioni, fiducia nella scienza, fiducia appunto nei confronti delle scelte sanitarie che in questo momento devono essere assolutamente seguite, senza se e senza ma, perché l'accelerazione della campagna vaccinale costituisce veramente l'unica strada che abbiamo per l'uscita dalla pandemia. In questo momento, che è un momento decisivo, un momento di transizione nel quale, ed è l'altra cosa che abbiamo chiesto,
chiesto alla Regione Abruzzo, oltre il fatto al coinvolgimento strutturato appunto degli uffici comunali e dei sindaci, che si rispettino, anche questo è molto importante, oggi lo abbiamo avvertito, le priorità, che non venga messa in discussione la scala delle priorità, la priorità da affidare a chi ha più bisogno, a chi è più in difficoltà, le categorie fragili, a chi è più esposto, perché ogni qualvolta si va ad alterare la scala di priorità si rischia di far perdere credibilità alla campagna vaccinale. Non lo vogliamo, non ce lo possiamo permettere. Aiuterà ad avere un servizio migliore e a isolare eventuali positivi Covid. Ieri taglio del nastro per il nuovo pre-triage del pronto soccorso dell'ospedale di Castel di Sangro. Ma è un ambiente importante dal punto di vista sanitario, perché questa opera del pre-triage sarà utilissima non solo alla struttura ospedaliera ma all'intero comprensorio, per mettere in sicurezza sia gli operatori sia i pazienti che afferiscono alla struttura. Noi stiamo investendo su tutta quella che è appunto la rete Covid, che riguarda un potenziamento non solo dei posti letto di subintensiva, delle rianimazioni, ma anche e soprattutto un potenziamento dei pronti soccorsi, quindi pronti soccorsi anche per quel che concerne il pre-triage, per concerne quelle strutture che ruotano appunto al pronto soccorso, che garantiscono una migliore funzionalità e attività in sicurezza appunto per gli operatori e per i pazienti. È arrivato con eccezionale puntualità, perché siamo ovviamente in condizioni ancora di grande criticità del fenomeno pandemia. Presidio importante, un presidio strategico per tutto il territorio Alto Sangro, Alto Polizia e Alto Chietino, che è la rete diciamo di riferimento del bacino della sanità di questo presidio. Con questa struttura salveremo tante vite, ne sono convinto, siamo riusciti già a farlo prima ancora che riuscissimo a raggiungere il livello di oggi, quindi il perfetto adeguamento, e con questa struttura mi sento davvero di rassicurare un po' le comunità. Io non posso che ringraziare il direttore Testa, che ha speso tempo, energie e lavoro insieme a tutta la struttura per raggiungere in tempi brevi questo obiettivo. Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso delle associazioni dei consumatori iscritte al Consiglio regionale utenti e consumatori per il mancato coinvolgimento nella elaborazione del contratto con Trenitalia per il trasporto regionale 2015-2023. Alfredo Primante. Il TAR Abruzzo ha dato ragione alle associazioni dei consumatori iscritte al CRUC, il Consiglio regionale utenti e consumatori, per il mancato coinvolgimento delle associazioni stesse in sede di elaborazione del contratto di servizio stipulato con Trenitalia per la gestione del trasporto regionale per gli anni 2015-2023. Il primo effetto della sentenza, che è stata pubblicata il 26 di marzo scorso e che ha visto accolto il ricorso sia nella parte generale che nelle singole censure che i ricorrenti hanno proposto, è di impedire l'aumento del costo del biglietto ferroviario se non giustificato da un miglioramento della qualità del servizio. Ce ne sono alcune di impatto immediato e che costringeranno la Regione Abruzzo a modificare integrando il contratto di servizio che ha firmato con Trenitalia. Questo è l'impatto immediato. Altro effetto è quello di impedire che i parametri della qualità vengano decisi nel segreto delle stanze fra Regione Abruzzo e Trenitalia, senza cioè la partecipazione dei cittadini tramite le loro associazioni. Tutti gli enti locali, comuni, province e regioni, ogni volta che firmano un contratto per offrire un servizio alla collettività, devono far partecipare alla firma di questo contratto i cittadini tramite le associazioni dei consumatori. Ma l'aspetto più importante, secondo me, e che ci rende un pochino anche orgogliosi, sapete qual è? È che questa legge esiste dal 2007 e nessuno l'ha mai applicata. Tutti lamentano la mancata applicazione, ma non c'è nessuno in questo straccio di paese che avesse fatto un passo perché una legge esistente e favorevole ai cittadini trovasse applicazione. L'abbiamo fatto per primi in Abruzzo e un pochino siamo contenti di questa cosa qui. Una notizia di cronaca: dalle ore 17:20 di oggi sulla linea Ancona Pescara il traffico ferroviario è sospeso tra Alba Adriatica e Porto d'Ascoli per l'investimento di una persona sui binari da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.
Il servizio di trasporto urbano del comune di Teramo si arricchisce di 5 autobus super tecnologici. I nuovi mezzi non avranno barriere architettoniche e disporranno del contapasseggeri, un sistema di videosorveglianza. Vediamo il servizio. Il servizio di trasporto urbano del comune di Teramo si trasforma. Arrivano 5 nuovi autobus moderni e tecnologici con soluzioni innovative. Nessuna barriera architettonica, il conteggio automatico dei passeggeri e un sistema di sorveglianza. Un investimento di circa 1.250.000 euro per mezzi di trasporto ingegnosi che saranno gestiti dall'azienda Baltour, concessionaria del servizio comunale. Presidente, sempre più vicino ai cittadini? Sicuramente sì, perché queste innovazioni che portiamo sul servizio urbano hanno senz'altro una ricaduta sulla clientela, che mi piace chiamarla clientela, sui cittadini in generale, per dare anche un'immagine di una città che segue l'evoluzione dei tempi. Soddisfatta l'amministrazione comunale di Teramo, che vede con l'acquisto di questi nuovi autobus un miglioramento della qualità di vita per i cittadini teramani, soprattutto per i disabili, che avranno a disposizione una pedana per salire e scendere dai mezzi di trasporto. Sono degli autobus Euro 6, quindi molto meno inquinanti degli altri. Questi vanno man mano a sostituire il parco autobus presente in città ormai da tanti anni, quindi andranno via man mano degli autobus vecchi, arriveranno questi moderni, dotati di molti servizi, tra i quali vorrei appuntarne due: la pedana per i disabili, per far accedere meglio i diversamente abili agli autobus, ho implementati anche da 13 fermate intelligenti che verranno fatte con questo finanziamento da qui ai prossimi mesi sulla linea principale della città, quindi le fermate intelligenti, ma intelligenti appunto perché riescono a far salire tutti. E soprattutto il contapersone è uno strumento tecnico presente sull'autobus che in tempo reale fa sapere al gestore, quindi anche a noi, quanti utenti ci sono in quel momento sull'autobus. E sapete, è stato un argomento forte negli ultimi mesi sul riempimento di alcuni autobus in città. Siamo così giunti alla pagina dello sport, partiamo dal calcio di Serie B. I biancazzurri proseguono nel ritiro alle porte di Brescia, la preparazione in vista della gara di sabato al Rigamonti contro le rondinelle. Grassadonia dovrebbe far scendere in campo la sua squadra con il 4-3-3. Per 10 undicesimi dovrebbe essere confermata la squadra che ha pareggiato a Monza. L'unico dubbio riguarda l'impiego di Galano, che non è al meglio. Pronto Vokic, recuperati Rigoni e Tabanelli che andranno in panchina, out Bocchetti e Drudi. Ieri è stato operato con esito positivo al San Raffaele di Milano dal professor Salini il difensore Antonio Balzano. Domani sempre a Milano sarà operato l'Edian Memusciai. E tornando al match di sabato, c'è da aggiungere che quella di Brescia sarà una gara quasi decisiva per i biancazzurri, che dovranno far punti contro la squadra dell'ex Bjarnason per non perdere contatto dalla zona play-out, che dista 4 punti. Dopo il match di sabato il Pescara giocherà la settimana successiva all'Adriatico con la Virtus Entella e poi nel turno infrasettimanale 3 giorni dopo a Cosenza. Serie C, il portiere del Teramo Lewandowski analizza il momento della squadra biancorossa, nessuna novità sul suo futuro ma la voglia di giocarsi al massimo le opportunità per rimanere ancora alla corte del diavolo ci sono tutte. Vediamo l'intervista. Noi speriamo di adesso in queste 4 partite di portare a casa bottino pieno tutti i 12 punti e arrivare il più alto possibile. Poi sono le partite giocate dove si può succedere tutto. Sì, sicuramente anche a noi hanno fatto arrabbiare queste partite perse, perché contro Francavilla abbiamo concesso veramente poco. Il gol abbiamo preso da un rimpallo che è accaduto e poi andata la palla sui croci dei pali, quindi un gol così può succedere, possiamo prendere. Poi la Francavilla ha fatto pochi tiri in porta, quindi partite così. Sicuramente per noi è stata una partita brutta, che non concedendo nulla abbiamo preso gol. Poi contro Vibonese abbiamo visto che abbiamo fatto un brutto secondo tempo, quindi se fai errori è normale che concedi dopo. Vabbè, io non ci ho pensato nemmeno che palla sbatti sulla traversa, sono andato sulla palla,
Poi magari con un po' aiuto di vento, con buon calcio che ha fatto, l'ha presa la traversa. Per me non aveva paura, io sono andato a dire sulla palla, quindi nemmeno dopo ho sentito che l'ha presa la traversa la palla. Io ogni partita cerco di fare il mio massimo, di dare un aiuto alla squadra, di cercare di prendere meno gol. Poi di tutto il campionato abbiamo visto che siamo partiti molto bene, poi siamo un po' calati, abbiamo preso più gol e adesso magari dobbiamo ritrovare quella competenza dietro, di nuovo a non prendere questi gol che abbiamo preso e fare meno errori possibili. E io per rimanere qua sarei sinceramente molto contento, perché ormai sono più anni di tutti e mi trovo bene a terra. Poi ci sono anche protezioni della società, anche le mie, che dobbiamo trovare un accordo giusto se dovrei rimanere sempre. Quindi io sarei contento, poi la società se è contenta sulle mie prestazioni come gioco sarei felice. Serie D, torniamo ora sulla vittoria del Pineto contro il Montegiorgio e ascoltiamo il commento dei due allenatori nel post gara. Mister, un inizio di gara aggressivo, nel primo tempo avete creato più di un'occasione, poi è arrivato il gol di Minnozzi, insomma avete portato a casa questi tre punti, anche se nella ripresa avete sofferto, avete rischiato il pari. Sono stati bravi nell'aggredire alti il Montegiorgio, che è una squadra molto organizzata, bravo nel giocare da dietro, siamo stati bravi a limitarli. Poi nel secondo tempo sinceramente ci sta che un po' abbassi il baricentro, però la squadra aveva retto tranquillamente tranne gli ultimi 5 minuti, che è venuta un po' fuori la paura di vincere, perché questi ragazzi è tanto che non riuscivano a vincere, nelle ultime partite un po' gli episodi sono stati a nostro favore, oggi sinceramente abbiamo meritato la vittoria, però negli ultimi 5 minuti siamo stati un po' fortunati, però ci sta, come hai detto tu abbiamo creato tante occasioni il primo tempo, dovevamo essere più bravi a fare il raddoppio il primo tempo. Tra le altre cose, mister, giocherete in pratica nei prossimi 2 mesi, una volta ogni 3 giorni? Se guardi la classifica e guardi le partite che abbiamo giocato, mancano 2 mesi alla fine del campionato e noi praticamente abbiamo finito il giro di andata, abbiamo fatto 17 partite. Mi fa capire che campionato ci aspetterà in futuro, mi fa capire che campionato è questo per il Pineto, è stato per il Pineto, però noi non dobbiamo cercare alibi, perché è un mese che sappiamo il nostro futuro qual è. Sappiamo che prima o poi doveva arrivare questo Tour de Force, però come ho detto in passato io ho una rosa abbastanza lunga, giocatori validi che mi permetteranno già da domenica di far girare un po' la rosa, di farli un po' recuperare. Mister, avete regalato al Pineto un tempo, nella ripresa avete tenuto più palla, avete avuto anche almeno 3 palle gol per pareggiarla la partita. Sì, tutto sommato bisogna dire che Pineto ha meritato, soprattutto sotto il profilo mentale, hanno avuto più voglia e più fame di noi, giustamente abbiamo regalato un tempo e qualcosina, non mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra, però alla fine sicuramente se avremmo pareggiato con il palo che abbiamo preso con Paio, con l'occasione di Riccardo Cuccu, non avremmo rubato niente. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, il prossimo aggiornamento è alle ore 23 con l'edizione della notte. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Velò di Luciano Rabottini e Jacopo Forcella. Grazie, buona serata.